partire dal senatore Baldassarri e dai presidenti di regione interiorio Giovanni Chiodi per essere qui presenti insieme al pubblico, vedo l'assessore Castiglione e da tutti gli altri personaggi che ci hanno voluto parare con la loro presenza. Noi in questa sede più volte abbiamo detto che nei periodi di crisi bisogna rilanciare, non bisogna chiudersi in difesa. E anche per quanto riguarda il concetto di marca mediatica, penso che sia arrivato il modello di cambiare i propri modelli di sviluppo territoriale, ripartendo proprio da un'analisi del territorio, per vedere ed analizzare quelle che sono le sinergie che si possono creare e apportare benessere sia alla società civile che a quella imprenditoriale. E purtroppo, o per fortuna, io non vedo altre soluzioni. Questa è una strada che ormai abbiamo imboccato, o meglio, si deve imboccare e si deve portare avanti. Del resto abbiamo visto che anche l'Europa e la nostra nazione ci hanno imposto questa scelta. Ormai dal 2014 in Europa non si parlerà più di regioni, ma si parlerà soprattutto di progetti per macro aree. E il nostro governo nazionale ormai ha intrapreso quella che è la strada del federalismo fiscale. Di fronte a una situazione del genere, noi ci presentiamo come regione Abruzzo con confinanti due altre regioni, le Marche e le Molise, che insieme fanno una popolazione di 3 milioni di abitanti, un PIL di 70 miliardi di euro, con circa 500.000 imprese, con un sistema universitario all'avanguardia. Occorre che la politica e la società civile riescano a mettere in rete queste potenzialità. La marca adriatica deve trovare il suo ruolo e io penso che, vista la sua posizione, un ruolo principe all'interno del corridoio adriatico, di cerniera tra quelle che sono le regioni dei Balcani e dall'altra parte tutto il mondo del Mediterraneo. E da questo punto di vista la politica deve essere chiamata ad agire, a fare. E il fare passa per tre nodi infrastrutturali. Il primo sono le infrastrutture fisiche, senza le quali un territorio non può accreditarsi con una propria funzione all'interno del sopracitato corridoio adriatico. Infrastrutture significa anche fare alcune volte delle scelte dolorose, significa studiare bene quelle che sono le potenzialità e le peculiarità delle diverse infrastrutture già esistenti, porti, aeroporti, interporti, per capire qual è quello che si deve portare avanti per raggiungere i numeri minimi per poter arrivare ad un'economicità gestionale, ma dall'altra parte insistere perché poi si raggiungono e si mettono in rete questi nodi fondamentali con delle infrastrutture del terzo millennio, con una rete ferroviaria che sia capace di portarci a un porto e un aeroporto in meno di mezz'ora all'interno di questa marca adriatica. E sono delle scelte che molte volte potrebbero essere anche difficili da prendere da parte della politica. Il secondo intervento infrastrutturale deve essere di carattere regolamentare. Noi dobbiamo arrivare a una sburocratizzazione dei nostri territori. Ormai la sburocratizzazione diventa un elemento di mapping territoriale fondamentale. E il terzo è un'infrastruttura immateriale, è il coinvolgimento non solamente delle forze politiche ma anche della società civile, delle associazioni di categoria in questo progetto che, ripeto, è un progetto che deve essere assolutamente portato avanti. Noi come associazioni di categoria non vogliamo e non dobbiamo sostituirci alla politica. Quello che faremo, e vedo anche il presidente delle Unioni Industriali del Molise che saluto, penso che siamo d'accordo nel supportare la politica in questo percorso. Questo percorso che non vedrà la realizzazione sulla carta di una marca di aria, ma nei fatti. E i fatti passano progetti, magari pochi progetti che coinvolgono le tre regioni. Perché noi dobbiamo avere il coraggio e la capacità di mettere a rete le eccellenze che ci sono e creare un sistema di sviluppo autosostenibile. Del resto quello che sto dicendo in altre parti d'Europa si è già realizzato. Lo leggo il nome perché è danese e quindi corro il rischio di dire qualcosa di sbagliato. Ed è nel territorio del Øresund o qualcosa del genere, tra la Danimarca e la Svezia. Anche qui è nato nel 2009 una macro regione
che peraltro ha trovato spunto in un intervento infrastrutturale un po' che collegava Copenaghen alla Svezia. Adesso loro hanno formato praticamente un agglomerato dove ci sono circa 2000 imprese, ci sono 6 del parco scientifici e tecnologici, non mi ricordo, 12 consorzi industriali, e dove sono riusciti ad attirare investimenti della Sony Ericsson, della Tetra Pak, per un ammontare di 700 milioni l'anno. E ricordo l'assessore lo sforzo che sta facendo la politica dei fondi di innovazione di attirare. Loro l'hanno realizzato. Si sono posti nei confronti dell'Europa come macro regione addirittura sovranazionale, perché coinvolge la Danimarca e la Svezia. Quindi l'esempio ce l'abbiamo. E io concludo ricordando una cosa che deve essere una battuta. Ripeto, questa anche qui possiamo prendere una lezione dal passato. Nel 1060 Roberto il Biscardo creò la contea di Nortello che prevedeva il Molise e la produzione. Un 100 anni dopo Federico II l'allargò alle Marche chiamando Marca Bianca. A me non interessa tanto il nome, mi interessa che il passato possa essere anche qui da maestro per il futuro. Vediamo di realizzare insieme questo sogno per il vantaggio dei cittadini e delle imprese di questa macroregione. Grazie a tutti. Allora, ringrazio tutti voi per la vostra presenza, vedo una presenza nutrita ma anche qualificata, questo è un progetto che assolutamente ha bisogno di essere supportato da, non soltanto dalla politica ma anche dalla società civile. E la presenza qui contemporanea di due presidenti di regione, più del senatore Baldassarre, è stato difficile, voi potete immaginare quanto è stato difficile conciliare gli impegni di queste tre figure, testimoniano nonostante tutto che c'è un interesse, c'è una volontà di discutere della cosa, di far valere le proprie ragioni, il proprio punto di vista. Noi come Tercero Avanzato ci siamo posti il problema del progetto Marca Adriatica come progetto che poteva appunto aiutarci a guardare al futuro, e sicuramente gli imprenditori non possono non guardare al futuro e non guardare al futuro con fiducia e con progettualità. Lascio subito la parola al senatore Baldassarre, che è economista, ha ricoperto ruoli di responsabilità sia a livello di governo nazionale che a livello di governo locale, e in più è un marchigiano, quindi mi aspetto quindi sotto questa sua triplice è sostanziale, dice, presidente sostanziale mai avuto un ruolo rilevante formale. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Scusate di aver ritardo, ma vivo da solo, non posso farmi dato, anche non rispettando il tutto. No, credo che l'occasione per trovarci a ragionare insieme su questa idea progetto, che a mio parere per il futuro di queste regioni, di quest'area, di questo territorio, o si comincia sul serio, siamo già in ritardo, a lavorare in questo modo su questa strada, oppure rischiamo di brutto, tanto per essere chiari subito, per la mia opinione. E probabilmente quando abbiamo pensato insieme con gli amici di fare una serata pomeriggio di riflessione, mi ha chiamato perché in tempi molto lontani, subito dopo che era sceso dalle Alpi Scipione africano, dalla seconda alla terza guerra pubblica, avevamo inventato insieme agli altri amici nel 1978, qualche decennio fa, lo slogan, che però non era uno slogan, era una lettura attenta
di quello che stava avvenendo negli anni 70, che era la via Adriatica allo sviluppo economico, cioè al triangolo industriale Torino, Milano, Genova, stava venendo fuori un altro modo di fare sviluppo, che era la via Adriatica, il modello adriatico, in un'area relativamente dimenticata per qualche tempo. Non a caso il nome Marca, nella tradizione dei latini, era il confine, ed era chiaramente il confine a est, al di là dei Balcani, dove c'era totale continuità. E quindi dalla via Adriatica dello sviluppo degli anni Ottanta, dopo 20 anni circa, coloro che in quel periodo, soprattutto negli anni 70, ci dicevano che eravamo un po' matti, illusi, con il mio primo grande maestro che è stato Giorgio Fuà alla facoltà di economia di Ancona, ed è per questo motivo che qualche 23 anni fa, purtroppo ricordo benissimo un giorno, perché la sera morì mio padre, io ero a pescare a curare la sera di Apigliolo dell'università, alla quale contribuì nel senso buono del termine, cioè cercando di convincere l'allora ministro Martini, Marietta Martini, di mettersi durata di grati per fare la nuova sede e raggruppare l'università di Pescara in un altro. Adesso si starà a rifarla tutta nuova, probabilmente non lo so, sono tanti anni, però era un momento importante. E con questi pionieri dell'arrivamento c'era un insegnamento che Giorgio Fuà mi ha detto sin dal primo anno di facoltà, me l'hanno poi ripetuto gli altri maestri del tempo. Ci sono due tipi di economisti. Ci sono gli economisti che quando fanno un modello teorico lo confrontano con la realtà e vedono che il modello teorico non corrisponde alla realtà, pretendono di cambiare la realtà. Gli economisti veri, mi diceva lui, se il suo modello teorico non corrisponde alla realtà, cerca di cambiare il modello teorico, perché è la realtà che conta. Ecco, questa frase che mi torna in mente dal lontano 1966, ma non l'ho mai dimenticata, un po' mi ha guidato in questo percorso. Allora, negli anni 70 si diceva che questo modello basato sulle piccole e medie imprese, e voi in Abruzzo avete rischiato di brutto perché con la storia della Cassa del Mezzogiorno avete avuto anche la presenza di grandi imprese, che hanno dato un contributo, per carità, ma poi dopo un certo periodo forse le grandi imprese sono meno presenti, le piccole e medie imprese sempre vi stanno. Hanno fatto tessuto, hanno fatto gli stretti, e ci dicevano queste tematiche, perché il mondo va verso l'economia di scala, le grandi dimensioni, i prodotti omogenei, e quindi verrete spazzati via, questo è un fuoco di paglia. E noi che continuavamo invece a pensare che quando una realtà produttiva è radicata in un territorio e vedevamo girando, figurateci che io per la prima volta mi a San Salvo come ragioniere, perché seguivo la liquidazione dei beni della CIZ, che era concordato preventivo all'inizio della costruzione dell'autostrada, questo era nel 65, e quindi ricordo bene come eravamo messi, e quindi potevo anche in fondo cadere nella trappola e dire ma no, qui ci vuole la grande industria che venga, che faccia queste piccole, e invece conoscendo, posso dire, i parenti, i cugini, i cognati, poi il ramo degli affini di mia moglie che non c'è più, ma che comunque è qui vicino, ti rendi conto che ciò che è costruito da una comunità e che si esprime anche in attività produttiva potrà avere mille difficoltà, ma prima di dargli una vinta e chiudere fabbrica o bottega ce ne vuole. Ed è purtroppo quello che sta succedendo, attenzione. Io sono ottimista in questo senso, però dico da 2 anni, attenzione che il 2011 è l'anno Covidis. Perché? Perché tutte le nostre piccole e medie imprese hanno affrontato la crisi, hanno tirato la cinghia, hanno messo in gioco il patrimonio accumulato magari in 20 anni. E nei prossimi mesi, se non vedono una lucetta in fondo al tunnel, devono prendere una decisione. Mi gioco tutto fino in fondo, o chiudo la mia fabbrichetta e mi salvo un pezzo del patrimonio.
E al di là delle chiacchiere di noi della politica, diciamo, poi loro, un operatore della sua competizione, e davanti a sé c'ha i 20-30 dipendenti che sono in realtà amici alla fine, di cui conosce le famiglie, i figli e quant'altro, e accanto a sé c'è la famiglia sua, e deve assumere questa decisione. E quindi la politica ogni tanto bisogna che rifletta sulle realtà del tessuto socio-economico, come si usa dire, che è economico, ma c'è attorno una società vera, pulsante. Allora, con questa premessa, la via Adriatica, non dico, non mi serve manco dirlo, avevamo ragione, perché vent'anni dopo, coloro che erano gli scettici, gli increduli che ci prendevano per matti, si sono messi a organizzare le celebrazioni del successo della via Adriatica dello sviluppo, i convegni sui distretti industriali. Quando io ho cominciato a dire fermi tutti, qui se non cambiamo la pelle dei nostri distretti industriali, rischiamo di perderli. Purtroppo qualche volta uno rischia, andando sempre un po' più avanti con il programma e con la visione, no? Chi arriva dietro è più comodo, celebra e fa convinti quando è chiaro che tutti sono convinti che è un modello di successo la via Adriatica. E quando si tratta invece di scovare nuove strade, e non a caso avevo detto 5 anni fa, facciamo subito a fianco dei distretti le stazioni sperimentali. Ogni distretto ha una sua specializzazione, però l'internazionalizzazione, la finanza integrata, la ricerca e l'innovazione tecnologica, 100 imprese, da 10 addette l'una, fa 10.000. 100 aghi però non fanno una spada. E allora occorre mantenere questa specificità, ma cercare di coalizzarle per quei 3 o 4 temi sui quali occorre mettersi insieme per fare la dimensione. Quindi, ripeto, l'internazionalizzazione, la finanza dei distretti. Ricorderete che quando era al governo sempre con Montremonti, che qualche volta ascoltava all'epoca, l'hanno smesso, peggio per lui, e facemmo proprio il tema del distretto industriale come soggetto giuridico, il bonus di distretto, il consolidato del distretto dei bilanci, il consolidato dei gruppi, il fisco di distretto. Perché? Perché la realtà economica, se non la guardi nel suo complesso, se la vai a leggere in ciascuna di quelle 100 piccole imprese, non capisci cosa c'è in realtà. Bene, adesso si apre un'enorme opportunità e un enorme rischio. L'enorme opportunità deriva dalla semplice lettura della storia passata. Se uno sa leggere e ascoltare le pietre, e purtroppo l'Aquila ci ha insegnato duramente che bisogna ascoltare le pietre, quando uno cammina in mezzo ai corpi, quelle parlano, se si sa leggere cosa si legge? Che tutto sommato gli ultimi 70 anni sono un brevissimo periodo, un accidente della storia nell'Adriatico. L'Adriatico è sempre stato un grande lago comune, cerniera tra l'Italia in mezzo al Mediterraneo e il sud-est europeo dei Balcani, fino a Istanbul, lo stretto e così via, cioè le grandi vie di comunicazione dall'Asia. Il mio conterraneo concittadino, dentro il cui palazzo giocavo a pallone, perché lui era morto da qualche tempo, che si chiama padre Matteo Ricci, e in Cina c'era un gatto sul serio, da te c'è ancora la tomba. Marco Polo, che era un uomo del marketing, arrivò in Afghanistan, si mise a raccontare cos'era la Cina, capì che se tornava a Venezia e pubblicava un libro, prendeva il tiratore, pare che così fece, che c'è manco arrivato in Cina, ecco. Però a volte, quindi noi per 2000 anni, con il nome Marca, perché Roma, che era romanocentrica come sempre, considerava tutto ciò che era fuori Roma il confine, la Marca, no? Però considerava questo piccolo lago, mare Adriatico, come un'unità territoriale. Io ricordo sempre che un mio zio, che la mia famiglia abitava ancora proprio sopra il porto,
palazzo ancora bombardato, perché dopo la guerra hanno scoperto che sotto c'era l'anfiteatro romano e non ce l'hanno fatto più di costruire. È arrivata le belle arti, tutto bloccato, c'è ancora la macella da una parte. Ma mio zio nel 36 andava al nautico di Zara prendendo l'idrovolante dal porto di Ancona, partiva la mattina alle 8, arrivava alle 8 e mezza a Zara e alle 2 e mezza era a casa. C'ho le fotografie, nessuno mi credeva quando lo dicevo. Poi, scartavellando, trovate una bella foto del porto di Ancona del 1936-37 con l'idrovolante, servizio giornaliero Ancona-Zara, cioè per far capire che con una tecnologia molto minore di quella che abbiamo oggi, c'era già l'unità, proprio uno andava a scuola dall'altra parte del mare, ovviamente le scuole superiori, non è che si andava elementari, però c'era l'unità del mare, prima della seconda guerra mondiale. E se pensate alla Serenissima Repubblica di Venezia, voglio dire, se andate a Kvar e parlano in dialetto, non è che si capisca del tutto, però si capisce che è vero. Perché non è croato, un'isoletta piccola davanti a Kvar, se uno ci va si sente a orecchio. Ecco, allora abbiamo avuto questi 70 anni di spaccatura, per cui la generazione nostra e quella successiva sono state inventate, come se dall'altra parte non c'era più niente, non c'era più nessuno, e viceversa per loro, come se la cortina spaccata. Ma è una piccola parentesi della storia. I secoli precedenti, i millenni precedenti non erano così. Ora la globalizzazione, quella di cui tutti ci riempiamo la bocca, la globalizzazione ricrea un'opportunità gigantesca. Perché? Perché dopo il passaggio, l'uscita dal Mediterraneo verso il Nord America, la scoperta dell'America, l'indipendenza americana, è chiaro che tutto passava sull'Atlantico, l'asse Atlantico, Inghilterra, Stati Uniti, Francia, e il Mediterraneo era un pochino così la zona sud dell'Europa, no? E con la globalizzazione la storia ritorna dentro il Mediterraneo, perché tutti i flussi dall'Asia entrano nel Mediterraneo e vanno verso il Nord Europa e il Nord America. Questa è l'occasione. In questo quadro l'Adriatico può, io credo deve, riappropriarsi di quel suo ruolo, di quel grande lago unitario con le due sponde che convergono verso Trieste, ma che partono da Lecce, Bari, vengono su e poi c'hanno Pescara, Ancona, Ravenna e così via. Oltre alle prospettive della riliberalizzazione di tutti i Balcani, con tutti i casini che stanno succedendo e che sono succeduti ovviamente. Quando queste cose ce le dicevamo nel 76-77 all'Istituto di Studi Strategici di Londra, e qualcuno, compreso il sottoscritto, diceva attenzione che lì se muore Tito succede il finimondo, purtroppo quei fenomeni sono a volte più prevedibili del terremoto, diciamo. Vabbè, Fernandi dice che lo prevedeva, lui aveva previsto uno per Roma, che era l'11 maggio, Roma deserta, tutto un giorno, cioè, quasi si è sbagliato di 300 anni, perché i tempi del costo, ma in ogni caso, quei fenomeni no, sono prevedibili. E allora, nonostante questo, la irresponsabilità europea di sapere cosa poteva succedere nella ex Jugoslavia, non aver fatto nulla salvo aspettare gli aerei della NATO, e vi devo dire che quando D'Alema fu Presidente del Consiglio compì la sua missione in modo corretto in quel momento, e tutti i problemi che ci sono anche adesso, devo dire. Ma è chiaro che quella è la riappropriarsi della lettura storica per costruire la nuova storia, che sarà diversa da quella della Serenissima Repubblica di Venezia, ma nella concezione geopolitica, geoeconomica e, se permettete, anche geoculturale, perché nonostante tutto quello è il crogiolo. Pensate alla strategicità dei Balcani con l'incontro tra le tre grandi religioni
con alcuni integralisti musulmani che vogliono la rivincita della battaglia di Lepanto. Alcune di queste frange ci hanno in testa, intanto sfugio anche loro, la rivincita della battaglia di Lepanto. E quindi col ruolo della Turchia, le elezioni di ieri, poi Israele e Palestina, Egitto, Tunisia, Libia, arriva fino al Marocco, c'è tutta quella corona. E allora un'Europa che non capisce storicamente l'importanza del Mediterraneo, della sponda sud, il collegamento con Nord Africa, il passaggio attraverso i Balcani, ma che Europa è? Rinuncia alle sue radici culturali quando non vuol capire il suo ruolo qui e nel resto del mondo. E se la riduciamo a misurare le zucchine, andare a cercare qual è il germe dentro i germi dei soia, o perché, carità, tutte le cose legittime, ma insomma non può essere quella l'Europa. Cioè, senza gli Stati Uniti d'Europa da fare in fretta e di corsa, tutti dicono un'utopia, è un'utopia oggettissima, oggettissima, è un'utopia, è oggettissima. L'Europa poi non c'è. Allora, questa è l'opportunità. Qual è il grande rischio? O meglio, c'è una condizione per cogliere l'opportunità che se non siamo responsabili diventa grande rischio. Per cogliere questa opportunità noi ci dobbiamo preparare. Non è che la gente viene a bussarsi fuori alla porta e dice senti, vuoi fare... No. O quest'area si attrezza ad essere la marca adriatica degli anni 2000, che vuol dire però? Vuol dire un'area che intanto fa un salto culturale, che nel riconoscere tutte le specificità territoriali dei singoli comuni, comunelli, da Loreto a Brutino fino a Mogliano nelle Valle, ognuno, o Montappone che fa i cappelli, e così via. Molise, bisogna che mi aiuti di oggi perché lo conosco un po' meno. Perché lì c'è solo il mio amico Giovanni Palmerio. E il mio amico Giovanni Palmerio che mi portò con l'altro mio amico premio Nobel Robert Mandela all'università di Campobasso parecchi anni fa, arrivavamo alle 2 di notte e la signora che stava alla reception mi fece buonasera signor Gasparri, quanti siete? Con chi è arrivato? Allora, guarda, normalmente siamo in tre e di solito viaggiamo con i cappelli, però stasera se pioveva siamo venuti con la macchina. E la ah, sì. E non aveva colto insomma questa angustia che aveva semplicemente confuso per nome tra il mio e il Gasparri, perché dell'altro ramo della famiglia e si provò a vedere tanti anni fa, tanta storia. Dopo ci siamo fatti portare la casetta con gli angeli a Loreto, ma che non a Loreto Fusino, che perché non ci dovevo. Al di là delle battute. Allora, qual è la condizione per cogliere l'opportunità di evitare il rischio? È una condizione, una responsabilità politica di scelte urgentissime per attrezzarsi a far sì che la marca adriatica sia la piastra logistica di questi nuovi flussi della globalizzazione. Se classe dirigente, non solo politica, ma anche e soprattutto classe politica, non si attrezza rapidamente in questi tempi, il grande rischio qual è? Che ci fanno malameno e passano tutti dall'altra parte. L'Italia lo sta rischiando come paese, perché? Perché va da Barcellona a Marsiglia. E siccome gli spagnoli e i francesi sono più furbazioni, i francesi possono mettersi d'accordo con i tedeschi, ho combattuto 3 anni con Pininfarina per far sì che il corridoio 5 passasse da Lione a Torino, e cioè passasse in Italia, perché così la T dell'alta velocità italiana ha senso, perché dalla Spagna fino ai Balcani è il corridoio 5. Se non passa dentro il nord d'Italia con la Torino-Lione, noi siamo fregati per i prossimi 200 anni. I francesi e i tedeschi si stavano accordando per farlo passare sopra le Alpi a Strasburgo. Parlo del 2002, 2003, 2004. 3 anni di battaglie forti, motivate. Non è che andavamo col cappello in mano, per favore, no, no. C'è una strategia. Perché? Perché dal nord d'Italia, in trasversale, l'Europa deve andare verso il Mediterraneo e la sponda sud del Mediterraneo, dell'Africa.
6-7 anni fa facevamo questo ragionamento, siamo riusciti ad ottenerlo, va bene? Rischiamo di ripeterlo. Io parlo molto chiaro, per 4 barbagianni finanziati da qualche multinazionale che ha interessi diversi, che dicono che c'è l'ecologia da rispettare, come se una strada antica dove passano 400 tir al giorno che scaricano il gasolio sia più ecologica di una superstrada veloce, sicura, senza contare i morti e feriti. E qui bisogna dirlo con chiarezza, come il discorso sul nucleare, io ho votato no, ci sono andato come dovere cittadino, ma votare no, è un'altra fesseria che stiamo facendo, stravincerà un'altra volta. Negli ultimi 20 anni abbiamo pagato 22 centrali ai francesi, pagato l'energia elettrica, nei prossimi 20 ce ne pagheremo altre 22, la Germania pare che farà lo stesso, quindi anche la Germania pagherà 22 centrali francesi nei prossimi 20 anni. Il risultato, la Francia ha 64 centrali nucleari pagate 2/3 da noi italiani e 1/3 dai tedeschi, rischio identico, identico, perché francamente non c'è. E allora o vale di qua o vale di là, ecco l'Europa che non c'è, l'Europa che non c'è. Perché dico questo passaggio? Perché i tempi della storia, vedete, prima le ere potevano durare anche 400-500 anni, nel XX secolo in 100 anni abbiamo avuto 2 ere, prima della seconda guerra mondiale e dopo la seconda guerra mondiale. Per i primi 50 anni, che vi ha chiamato prima guerra mondiale, ma è l'ultima guerra europea, che chiamava prima guerra mondiale, ma in realtà era l'ultima guerra europea nel cuore dell'Europa. La seconda guerra mondiale è una guerra europea, ma dove partecipano tutti gli altri. Quindi, e poi con la Yalta, il mondo diviso in due, ed era avuto 2 ere che duravano 50 anni. Noi negli ultimi 10 anni abbiamo avuto una rivoluzione che è come se nei secoli passati durasse 200 anni, con una difficoltà enorme, che se un cambiamento così radicale avviene in 10 anni, mentre prima avveniva magari in 500 anni, dalla caduta dell'Impero Romano all'Università di Bologna, che è uscita dal convento della cultura e della ricerca scientifica, sono passati 500 anni, da lì Bologna del 1088, non so perché segnavo lì, quando diceva agli amici americani che celebravamo il 900° anno accademico, per venire, perché diceva come no, 90, no, no, 900, no, 900, ma 500 anni vuol dire che sono 25 generazioni successive che si devono adattare al cambiamento. Quando questa roba qua dura 20 anni, gli economisti lo chiamano il modello multigenerazionale, cioè si devono adattare i nonni, i padri, i nipoti e i pronipoti, contemporaneamente tutti, perché cambia la vita di tutti radicalmente, non c'ho 3 generazioni per adattarmi. E allora la politica deve capire, e la classe dirigente, anche il territoriale, deve capire che i tempi delle decisioni sono fondamentali, perché se tu decidi 10 anni dopo è come se non avessi deciso. E nell'attrezzarsi come piattaforma logistica baricentro, i tempi delle realizzazioni non è che per mettersi una fabbrica di scarpe in 6 mesi si può fare, ma per costruire una grande arteria, per fare gli aeroporti, per fare anche le infrastrutture immateriali, fortunatamente lì la tecnologia col wifi ci può aiutare, ma i tempi delle decisioni devono essere rapidi, perché i tempi delle realizzazioni sono più lunghi. E se arriva prima Marsiglia, se arriva prima la Spagna, se arrivano prima gli altri paesi, è inutile che dopo lo dica, è ormai andata, il treno è passato, o fai la stazione da te e quello si ferma, ma se quando passa la stazione ancora non c'è, quello continua e va a cercare un'altra stazione. Ecco l'opportunità e il rischio, ma per fare questo occorrono 2 salti mentali culturali. Il primo, se la visione è fatta in termini vitali di area macro-regione, perché o si ragiona per macro-regione o non si ragiona, a mio parere, se rimaniamo ancora a discutere
delle singole realtà territoriali che vanno messe in rete perché sono un tessuto prezioso, ma non considerate come piccoli cortili ciascuno il suo. Se continuiamo a disperdere le risorse in mille rivoli e non le mettiamo invece in comune per raggiungere lì sì delle dimensioni di economia di scala, perché già sono tre regioni piccole di per sé, insieme sono meno di Roma probabilmente, e hanno un territorio enorme con delle potenzialità forse più di Roma dal punto di vista economico produttivo, ma anche storico, culturale, anche artistico, anche paesaggistico, ambientale. E allora già le tre messe insieme fanno una massa critica minima, minima. Le risorse devono essere concentrate su progetti comuni e condivisi, su una visione comune e condivisa di come questo territorio si deve attrezzare da subito per i prossimi 10 o 20 anni. E capite che è un salto politico-culturale notevole. Notevole. Perché cosa implica? Implica mettersi insieme a ragionare e non pretendere di decidere sempre il proprio dentro il proprio cortile. E implica anche mettere insieme le risorse. Mettere insieme le risorse. Quelle poche, che magari ci sono, ma figuriamoci, ci sono poche messe insieme. E la conseguenza di questo implica scelte politiche difficili ma coraggiose. Questa macro regione non può avere 4-5 aeroporti, ciascuno dei quali è pressoché inutile e non attrezzato, non può avere 7-8 fiere, ciascuno delle quali sembra la fiera di San Giuliano che si tiene il 31 agosto al mio paese, a Macerata, dove sono nato. Non può avere 10 università e 60 sedi universitarie. Questo è l'altro tema. Io capisco che ogni volta che si fa questo discorso è ovvio che meglio 60 consigli di amministrazione e 60 rettori che una federazione, meglio che ogni cortile veda le sue cose, però significa guardare a 3 mesi e non essere capaci di guardare a 20 anni. La responsabilità nei nostri confronti come generazione, ma nei confronti della generazione successiva, a cominciare a guardare a 20 anni. E allora nessuno, come diceva il grande scrittore, nessun uomo in isola, ragazzi ci hanno fatto una lettera di letteratura di una noia assoluta ma profonda, nessun uomo in isola, trappista, Thomas Merton, questo è il momento. E allora finisco con qualche tema sui quali, ciascuno dei quali, fare la verifica se esiste o meno questo cambio di passo, questo mutamento di aggiornamento, non mutamento, aggiornamento di approccio mentale e quindi conseguente decisione politica, comportamento, decisione politica, che a mio parere deve andare al di là anche delle contrapposizioni partitiche o di coalizione. Se si è d'accordo sull'analisi, cioè si può benissimo su questi temi mettersi insieme, decidere insieme, mettere risorse insieme, se una regione, sfortunatamente dal mio punto di vista è di centro-sinistra come le Marche, ma siccome spacca è un amico quasi d'infanzia, quindi va bene lo stesso, con l'altra ha un altro tipo di amministrazione. Ci si dividerà su altre tematiche, ma non su queste tematiche di fondo. E allora è evidente come si fa per essere pronti da qui a 5-10 anni ad essere quel polo che si propone nella nostra logistica. Attenzione, che non è solo un punto di transito, perché non possiamo essere soltanto la porta aerei che fa atterrare, decollare. No, dobbiamo approfittare di questo per mettere al centro la nostra realtà, le nostre produzioni, le nostre specificità, e allora ecco che i flussi delle nostre produzioni vanno nel resto del mondo e i flussi delle altre produzioni passano di qui. E allora, infrastrutture fisiche, infrastrutture materiali,
tutta la piastra logistica, perché non è solo fare una strada, una ferrovia, ma avere una rete, un sistema. E ultimo aspetto, la valorizzazione delle produzioni dei distretti, purtroppo quello che 5 anni fa non è partito mai, e cioè quello di dire affianchiamo a queste filiere produttive quelle specificità di ricerca, di innovazione, di integrazione internazionale, di innovazione di prodotto e di processo, che ci consentano di essere la produzione di qualità che sarà rivolta probabilmente a quel 5% di popolazione del mondo che può permettersi per condizioni economiche e per condizioni culturali questo tipo di produzione medio-alta. Ma il 10% del mondo sono 600 milioni di consumatori potenziali, 80 milioni sono già oggi dentro la Cina. Da oggi in Cina circa il 5-6% dei cinesi ha un reddito medio pari a quello della Germania. Quindi in Cina c'è una Germania, va bene, come potenzialità. È chiaro che non ti puoi mettere a fare concorrenza, a fare le ciabattine di carta che le danno negli hotel, perché quelli cinesi ti danno un container a un euro. Non siamo fuori di testa se pensiamo a cose del genere. E vale soprattutto per la prossima generazione, perché la nostra nuova generazione, lo sappiamo, non va a fare certi mestieri, non va a fare. Quindi noi rischiamo di avere un'immigrazione delle fasce basse di lavoro sempre più forte e sempre più necessaria, e una emigrazione della fascia medio-alta, dei cervelli, diciamo, della gente che noi formiamo nelle nostre università, che sono bravi, eccetera, che però finiscono a Londra, a Germania, più stabiliti, e li troviamo ormai a migliaia. Ma questo patrimonio di capitale umano che noi costruiamo, ci spendiamo 20 anni, dopodiché ce lo troviamo dall'altra parte, quanto vale, quanto costa, quanto disperde di tutto questo? Chiudo con un esempio molto banale, mi scuso, ma molto concreto. Vedete, quando sono entrato in politica, diciamo così, nel 2001, avevo fatto una promessa ai miei corregionali marchigiani, che era quella di togliere questo isolamento, soprattutto dobbiamo spezzare l'asse longitudinale che ha spinto più le Marche che l'Abruzzo, ma in parte anche l'Abruzzo, il Molise tra l'altro ha problemi più di addirittura maggiore isolamento da questo punto di vista, lungo la costa con la A14, cosa sacrosanta, perché se non avessimo fatto questo dramma, ecco. E l'Abruzzo poi ha avuto qualche santo che è nel Sanremo, che ha fatto Roma Pescara e Roma Lagre Teramo. Quindi l'impatto di queste infrastrutture lo vediamo nella realtà che ci circonda. Cioè, dopo secoli, decenni di marca, confine, fuori dal mondo e quant'altro, nel giro di 20 anni è una realtà forte, evoluta, con la gente che si è data da fare, che non è che ha aspettato sempre che qualcuno arrivasse, però deve avere le condizioni, le infrastrutture erano le condizioni primarie per questo. E allora quando nel 2001, 10 anni fa, entra in politica, disse faremo la quadrilatero, tutti ovviamente l'hanno preso per matto, ma che dici? Allora, si sta inaugurando. Poi nel 2001, nel dicembre, dissi ma scusate, è una follia che l'autostrada arriva a Teramo, poi io mi interessi di andare in un ufficio, cosa devo dire, che ha parlato tante volte, e dico io per andare via da scuola devo passare da Teramo, e poi ho 25 chilometri, devo fare tutti i paesini, la domenica c'è la concessione, così, facciamo subito la Pretella, la Teramo, Chicanova, com'è, insomma, basta che si faccia la Pregerana e prendiamo la delibera per quella lì. Bene, adesso ce n'è un'altra specifica sulla quale dobbiamo ragionare, riflettere, ma cominciare a lavorarci insieme, che è il triangolo Marche-Abruzzo. Il triangolo Marche-Abruzzo che è molto più semplice. Perché? Perché noi abbiamo la 14 che con la terza corsia arriverà a San Pietro, no, Pietro non è arrivato, perché si è arrivato a San Giorgio, sarà, diciamo.
io l'avevo fatto in un pedazzo, quindi arriva subito dopo Porto Sant'Elpidio, la terza corsia. A quel punto si tratta di creare subito una forchetta, perché la terza corsia successiva è molto complicato farla, sono 14-15 gallerie tutte in fila, che capite che significa fare a tre corsie. Allora il progetto triangolo manca così, significa semplicemente che da Porto Sant'Elpidio parte una predella che fa fermo Ascoli Terno ed è l'ipotenusa del triangolo. I due catenici ci sono già, perché la Teramo giù è nuova. La Teramo pedasco. Esattamente, esattamente. Andrete la Teramo a Sant'Elpidio, un po' prima di pedasco. Che può essere realizzato con un po' più grande. Certamente, certamente. Ci vuole, io ho fatto fare un percorso di attività, ci vuole un contributo pubblico, il peraggio da solo non basta. Ma al di là di questo, qual è la scelta strategica? È spostare verso l'Adriatico l'asse strategico di comunicazione nord-est, sud-ovest e sud Italia, che significa Europa sostanzialmente, e affiancare l'autostrada del sole che non ne può più e che scoppia. Hai voglia di fare quattro consigli? Scoppia. Allora dare l'alternativa strategica significa scendere lungo l'Adriatica, biforcarsi lì, in modo che chi va dritti verso la Puglia prende la vecchia 14 che ancora c'è. Chi deve andare scavallando l'Appennino verso il Lazio, la Campania, può scavallare Sant'Elpidio e fare fermo Ascoli Teramo, L'Aquila, Roma. Capite che con 120 km noi mettiamo a valore 1000 km. 1000 km. E ripeto, il triangolo, i due cadetti sono già fatti, manca solo l'ipotenusa. Quando da 30 anni sul piano territoriale, a Fermo, ad Ascoli, a Teramo, si discute di fare il collegamento Ascoli, Teramo, e c'è chi che se ne parla. Allora, due piccioni con una fava, cioè il collegamento locale di quattro province, due regioni che si cuciono tra loro, quattro province, Macerata perché il sud a Civitanova, Fermo, Ascoli e Teramo, due regioni che si cuciono insieme, va bene? Ma come infrastruttura italiana e europea. Quindi non solo il problema del territorio che viene a unificarsi, a legarsi, ma che si propone come grande arteria europea che offre l'alternativa concreta all'autostrada del sole, con la strozzatura del valico tra Bologna e Firenze. Pensate se si potesse continuare da Ravenna e tagliare dritti su Venezia, a quel punto tutto l'est europeo, tutti i Balcani e anche il nord-est europeo ha convenienza a passare dall'altra parte, non solo persone, merci, prodotti, università, interscambio e quant'altro. Questo è un esempio concreto. Il Molise resta là. Allora, il Molise ha semplicemente bisogno, con i vasi comunicanti, di essere collegato sulla fascia adriatica e di essere collegato dall'altra parte con l'autostrada del sole. Cioè il Molise non è un problema tecnico, noi siamo i migliori al mondo a fare le gallerie, le facciamo in tutto il mondo, in Europa le fate in tutto il mondo, li facciamo in 3-4 anni in Canada, qui ci vogliono 40 anni per farli, ma i motivi non sono tecnico ingegneristi, ma il Molise ha questo ruolo, cioè il Molise è la cerniera che collega l'Adriatico al Tirreno ed è a metà unita, perché se lo fa da solo il Molise è 320.000 abitanti, cioè una provincia, quella che dovrebbe essere la dimensione netta di una provincia. E può avere ragione il presidente, il governatore, ma lo ascoltano a destra, a sinistra, cioè dov'è, indipendentemente. Se invece è un progetto strategico di una marca più grande, che non rivendica soltanto il proprio diritto di futuro per costruirlo, ma che si propone addirittura come perno cerniera di una strategia europea mediterranea, allora il Molise comincia ad avere più senso che la sua voce venga sentita in questo contesto. Mi fermo qui perché io per me è ancora più facile.